questo nuovo appuntamento con il Salotto a Teatro. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, Sergio Rubini, qui al Teatro Comunale da ieri sera con Delitto e Castigo, ci sarà stasera e poi naturalmente domani. Ecco, il pubblico casertano come lo ha sentito ieri sera? Mi è sembrato un pubblico attento e poi generoso con gli applausi nel finale, per cui mi sembra un pubblico che si è sintonizzato con il lavoro che portiamo in giro, insomma è un bel teatro e per il tipo di spettacolo che stiamo facendo è un teatro giusto, perché è raccolto, insomma è quello che, di cui noi avevamo bisogno. Senta, un lavoro molto difficile, anche penso molto faticato tra virgolette, che comunque le sta dando anche soddisfazione? Moltissima soddisfazione. Noi sono partito su questo, a lavorare su questo testo insieme a Carla Cavalluzzi, con la quale diciamo, abbiamo ideato una riduzione, un adattamento, uno stravolgimento per poi tornare di nuovo al punto di partenza. Un lavoro complesso, un lavoro molto complesso quello che abbiamo fatto sul testo e poi anche diciamo, con la messa in scena. Ma la fortuna è stata di avere anche un interprete eccezionale, perché Locascio è un attore assolutamente dostoevskiano, a tratti kafkiano, tra l'Ottocento e il Novecento, e ho una compagnia fantastica di tecnici. Questo è uno spettacolo molto tecnico, fatto di suoni, di luci, quindi diciamo avevo bisogno assolutamente dostoevskiano, a tratti kafkiano, tra l'Ottocento e il Novecento. E ho una compagnia fantastica di tecnici, questo è uno spettacolo molto tecnico, fatto di suoni, di luci, quindi diciamo avevo bisogno intorno di collaboratori importanti e era un po' la mia idea all'origine, quello di riuscire anche a far comprendere che un classico è sempre qualcosa di vivo, non necessariamente museale, qualcosa che può servirci sempre a interpretare la contemporaneità. Noi la ringraziamo.